Quando ero a scuola, specialmente alle elementari e alle medie, un po' del bullismo sono stata vittima. Ero spesso esclusa, rimanevo da sola, però alla fine un po' ci stavo male, perché comunque mi sarebbe piaciuto avere più amici e parlare di più con le persone. Cosa vuoi fare per questi ragazzi? Voglio fare in modo che loro si sentano inclusi, che abbiano sempre qualcuno con cui parlare, qualche amico e che non siano mai davvero soli. Giulia adesso è in quarta liceo e ha deciso di combattere in prima linea il bullismo diventando un cavaliere del Colonna. Sono cavalieri in quanto sono detentori dei valori del nostro liceo, che è un liceo che ha un'attenzione psicopedagogica dell'uguaglianza, dell'inclusione e anche diciamo dell'amore e del senso di appartenenza a una scuola che ha come base la persona umana. Al fianco dei tutor, infatti, quest'anno al liceo Aretino sono scesi in campo anche i cavalieri, alunni di quarta che hanno partecipato all'accoglienza come referenti delle classi prime per tutto l'anno scolastico, con un obiettivo tanto nobile quanto ambizioso: combattere il bullismo e il cyberbullismo. I ragazzini oggi hanno tutti bisogno di essere inclusi perché hanno tante distrazioni all'esterno e quindi quando arrivano a scuola si trovano come dei singoli, invece noi facciamo in modo che sia quelli che hanno delle difficoltà maggiori che quelli che hanno difficoltà relazionali in generale si trovino uniti in un gruppo e a questo servono i cavalieri e i tutor. I cavalieri così si sono preparati con un vero e proprio corso di formazione. In particolare abbiamo seguito 3 giornate di formazione insieme ai prof, una sul cyberbullismo e sul bullismo, 2 sull'inclusione e quindi insomma siamo stati preparati anche a risolvere determinati problemi che poi ci verranno presentati durante il corso dell'anno. Tutor e cavalieri da adesso prenderanno sotto braccio i nuovi arrivati e non li lasceranno sino all'ultima campanella dell'anno. I ragazzi sentono molto più vicini dei coetanei o quasi coetanei che non l'adulto, quindi le stesse cose magari dette dal ragazzo che ha 2 anni di più hanno un altro valore e vengono ascoltate, diciamo così, con più attenzione che non, se non fossero dette da un insegnante.